Lo svelamento delle finestre per permettere al culto di ieri, la Minerva si intravede proprio da qui di colloquiare con il culto di oggi, poiché l'affaccio è sulla chiesa parrocchiale. Il taglio del nastro e la benedizione hanno aperto ufficialmente il nuovo Museo Nazionale di Civitate Camuno, segnando la fine di un lungo percorso che ha dotato la Valle Camonica di un nuovo sito culturale. Il museo si trova nel cuore della Civita, se la narra attraverso un approccio tematico. Le sale sono ricchissime di reperti, dalle più prestigiose statue della Minerva e del Ludo Eroico in marmo bianco di Vezzadoglio, alla porta bruciata della casa romana di Pescarzo in uso tra secondo e primo secolo a.C., a corredi, sculture e elementi architettonici. Il museo contestualizza i ritrovamenti camunni nel quadro più ampio dell'arco alpino. Dopo i discorsi ospitati nella chiesa parrocchiale, i numerosi ospiti hanno potuto visitarlo. Presenti i sindaci del territorio, rappresentanti di comunità montana, di provincia, di regione, del governo e i vertici della soprintendenza. La data è una di quelle da segnare in calendario. Beh, questo è un segno di ripartenza dopo quest'anno e mezzo difficilissimo, anche l'inaugurazione del museo è stata ritardata e ha ragione, è proprio un simbolo della sinergia che c'è sempre stato in queste zone e in particolare a Cividate tra Ministero dei Beni Culturali e sostanzialmente Comune. Questo museo completa un'offerta che è decisamente importante ed interessante. La Valle Camonica è una delle valli più interessanti dell'intero arco alpino da questo punto di vista. Sì, certo, io penso, ma non solo dal punto di vista archeologico, perché secondo me adesso il centro valle sta diventando veramente, a mio avviso, con tutta una serie di eventi e di edifici, di occasioni di incontro con la cultura e non solo del locale, un punto di riferimento, uno di quelle mete di questo turismo di prossimità. Spero anche che gli abitanti lo capiscano e agiscano anche di conseguenza, puntando anche questo su questa cosa come ripartenza economica del territorio. La valorizzazione di questi siti non è competenza della soprintendenza, ma chiaramente deve essere fatta. Secondo lei in che direzione bisogna andare? A volte in Valle Camonica il treno l'abbiamo perso da questo punto di vista. È un fattore di sviluppo economico, quindi la Val Camonica deve ragionare su questo fatto e poi deve ragionare su questo fatto, contestualmente deve tutelare il territorio che è fatto anche però di paesaggio. Io credo in questa cosa e penso che in futuro si andrà proprio verso in questa direzione.